Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Siamo sempre qui sulla serie di Project Wunderwaffe. È diventato un mantra oramai. Proviamo a caricare la precedente puntata, che dovrebbe essere questa, penso, o questa 12.1.11. Questa. E sicuramente dovremmo rifare un po' di roba, però non è un problema. Allora, andiamo subito. Questo l'abilitiamo. Andiamo subito qua. Production line, la facciamo subito. Così non abbiamo problemi di sorta. Ok. B. Production. Ci abbiamo 20 prefabricated walls. Quindi dobbiamo farne 20. Li possiamo fare? Sì. Quanti ce n'ha? 5. Dobbiamo fare 20. Ok, non ne fa più. Quindi questi li possiamo fare? No, perché lui va da sopra a sotto dall'ultimo alla fine. Questi li possiamo fare. E dopo subito questi. Ma perché continua ad aprire quella cosa lì? Non lo so. Ok, poi possiamo fare di nuovo questi e questi. E di nuovo pure? Così facendo dovremmo averne 20 giuste per fare la production line. O almeno spero. Ok. Nel frattempo questo facciamo un po' di queste cose qua. E questo ha finito di scavare e non mi ricordo più cosa c'era, ma facciamo il rimuovi. Questa... Ma non c'è un tasto per fare rimuovi più veloce? No. Non si sa. Vediamo. Return. Info. Key shortcut. Zoom. No. Vabbè. Sta cosa qua che... devi premere qua, è un po' tediosa. Ok, allora, cos'è che ci manca? Carbone. Poi abbiamo stone, ferro e gold. Ci manca il copper, che lo andiamo a prendere da qua. Allora, ma no, la miniera, c'è 1, 2, 3. Produzione, no, non mi ha fatto l'ultimo. E produzione, miniera. Exit, non so perché spunta sempre quell'help quando crei una miniera dopo un caricamento, come se fosse la prima volta. Perfetto. Adesso possiamo fare in teoria la nostra production line. Eccola qua. Che è giganterrima. E andiamo a mettere proprio qui. Sì. Et voilà. Ok, ce l'abbiamo. Production line. Quindi andiamo nel centro di ricerca. Ci vuole 50 di cemento. Andiamo a fare 50 di cemento. Si ne fa 60 però. Va bene, uguale. Boostiamo un attimo.
E bisogna stare attenti sulle risorse, fino a quando non si è autosufficienti, alcune risorse potrebbero scarseggiare. Ok. Iron plates, profile, pipe, rebars. Ok, era questo. Nel frattempo dopo andiamo a cercare anche questo, eh. Ah, questo vuole gold ore. Questo vuole gold normale. Ok. Boostiamo. E andiamo con lo steel. Adesso che abbiamo lo steel possiamo fare questo. Tanti ancora di scienza ne abbiamo. E andiamo a sbloccare poi il ferro e il rame. Ferro. E il rame ancora no perché abbiamo quello. Ok, però possiamo già andarci a costruire. Allora, qui finalmente possiamo produrre. Ok, però ci serve anche questo, che vuole 20 pezzi di prefabbricated walls. Quindi 20 pezzi di questo, 5, 10, 15 e 20. Vediamo se ce li fa tutti e 20, altrimenti dovremmo optare per un giochino di su e giù, su e giù. Cioè fare prima questi due e poi questo. Infatti l'ultimo non ce lo fa. Questo ce lo fai? E poi questo. Manca cemento e quello là. Cemento. E questo qua. Ci mancano le barrette. Facciamone una. E quando quella è completata dovremmo poter fare anche le altre. Sì. Ok. Perfetto. B. Steel. E vai. Ok. È velocissima, è diventata super veloce la camera. Questo ha finito di scavare, quindi andiamo a rimuovere. Sì, grazie. Ritornami le mie risorse. Questo è il magazzino. Perfetto. E non, cosa facevamo noi? Qualcosa? Non mi ricordo. Questo è stone. Iron. Copper. Gold. Sì, mi sa che faceva il koala. A questo punto ci prenderemo questi. Così li togliamo. Allora, facciamo così. No, non c'è bisogno. Basta fare direttamente così. Così ci togliamo di mezzo questa miniera qua. Andiamo. No, è lo zoom. Diamo 5 lavoratori. Ok. Poi andiamo qua sopra e sblocchiamo questo. Nel frattempo adesso qui ci facciamo un po' di cemento che non guasta mai e qua abbiamo tutta questa roba qua che possiamo fare. Allora, incominciamo a fare un po' di questi quando può e invece di un magazzino in più. Prefabbricate le walls, ne vuole 20. Bene. Ok,
prefabbricate walls. Vuole le rebarre. Per fare le barrette, dobbiamo fare un'altra stack di queste. Qui si sta riempiendo il nostro magazzino. E direi di farne subito un altro, però. Appena facciamo le barrette, facciamo subito un altro magazzino. Nessuna risorsa da scavare, dove? Molto probabilmente era il ferro. Ok. Quindi rimuovi. Sì. Rimuoviamo anche questo. B. Caviamo un tunnel. Compreso di un altro. Poi andiamo in produzione e mettiamo subito una miniera. Bustiamo. E voilà. Vai. Facciamo anche un upgrade se possiamo. No, ci mancano le prefabbricate walls. Ok. Quindi posso farlo adesso oppure mi sono fregato costruendo quello i muri? Sì, mi sono fregato i muri. Vai di rebars. E di questo. Ok. Togliamo qualcosa. Dieci, quindici, venti. Le possiamo fare 20? Ok, lasciamola andare e vediamo se possiamo fare un altro magazzino. 20 ne vuole? Ottimo. Credo che si sia fermato. Perfetto. 1, 2, 1 e 2. No, non ancora. Mannaggia. Ma quante ne abbiamo noi? 10. Quindi siamo a 15 e poi 20. Questi muri vanno come il pane. Ok. Vanno via come il pane e servono. Come la farina. Eh? Eh sì, perché fare il pane ci vuole la farina. Vai, bando alle ciance, ciancio alle bande, altro magazzino lo facciamo qua. Anche se mi piaceva farlo qui. Però per adesso lo facciamo qua. Sì, lo so come funziona. Bustiamo il tempo. Ok, allora. Qui ci andiamo a mettere tutto ciò che riusciamo a produrre, quindi da iron spools, quindi iron spool, poi cable, copper spool, facciamo tutte le spolette. I plate, pipe, rebars. Vediamo, plate, le rebars. Le pipe. Così così di mettere anche queste. Ok, quindi pull, pull, pull. Ok, gli iron plate. Gli iron plate non li possiamo fare però. Ok. Perché qua è quasi pieno.
Quindi, ma a parte il fatto che mancano lavoratori qua, dobbiamo fare un po' di lavoratori. Allora, food ration 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ah, stavo facendo questi due. Ah, no, li sta facendo. Va bene, va bene, va bene. Uno, due. Qua non c'è bisogno. Perché gli mette il Goldor? Non c'è. Qua. Koala, Iron Orco per ore, Stone. Il gold va qua. Perché l'ha messo qua? Non lo so, ma va bene. E poi potevo farla anche accanto. Va bene, va bene. Questo l'ha fatti? Bustiamo un po'. Ok. B. Lavoratori. Lavoratori. Buongiorno. Allora. Che è successo? È impazzita. Perché praticamente quando tu. Ah, quando io metto la velocità qua, si velocizza pure la camera. Ma perché? Vabbè. Deciso lui così. Nel frattempo che arriva lui, noi andiamo qua e diamo 4 persone. 4 anche qua, così velocizziamo tutto. E 4 anche qua. Poi c'è sto fatto che zooma quando doppio clicchi, che non hai doppio cliccato, però va bene. Gli scienziati. Il laboratorio per adesso non ci interessa perché siamo sempre a full. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Questo. Le weapon, signori. Allora, questo sta dragando tutto. Questo prende tutto. 10 prefabbricate walls per upgradarlo. Che le possiamo fare, secondo me. Oh, questo te l'hai fatto tutto, eh. Vai. Steel profile. Lo steel profile lo mettiamo qua. I cables non li posso fare. Quindi non chiedetemi come si facciano i cavi perché non lo so. E questo fa questo. Ok, fanne altre. Così. Tu continua a fare un po' di cemento. E a questo punto, se tanto mi dà tanto, lui dovrebbe aver finito la production line delle weapon. Produzione, eccole qua. 20 muri. 20 muri, facciamo due di questi. Bustiamo un attimo. Ok. Andiamo qui e facciamo 20, 5, 10, 15, 20. Poi sicuramente mancherà un po' di questo. Facciamo 5, 10, 15, 20. Riusciamo a farli tutti? No.
Fammi l'ultimo, perfetto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. E la nostra, le nostre armi le mettiamo qui vicino al magazzino. Abbiamo 4 operai, quindi dovremmo farcela. Tot 800, andiamo a vedere com'è. Ok. Mettiamo 4 operai, ma non abbiamo nessuna resip. Perfetto. Dobbiamo andare a fare. Servono un po' di razioni, 70 razioni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Poi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Perché non so se i militari ci servono. Tra l'altro ci vuole altri 5 di razioni. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. Così poi facciamo l'upgrade anche del questo. Questo sta andando benissimo. Bravo. Questo facciamo un po' di produzione. E questo facciamo questi, così, boom, a buffo. Nel frattempo che loro fanno, andiamo qui e vediamo cosa ci serve. Cable spool, possiamo fare i cavi. Riusciamo ad arrivare al tier 2? 190, 190. Questo serve iron plate e scienza. Quindi iron plate, dobbiamo cominciare a fare un po' di iron plate. Non era qua, era qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In teoria dovrebbe metterli qua. No, invece qua non li mette gli iron plate. Mancano gli iron plate qua. Non riesce a metterle. Forse perché ancora non ne abbiamo? Vediamo, eh. Adesso che lui li fabbrica. Dov'è? Qua. Ah, perché ancora sta fabbricando le rebars. Uno. Due. Ok. Stop. Iron plate. Eccoli qua. Mettili sempre qua. Poi abbiamo un. Abbiamo finito di scavare qua. Credo che era proprio quello. Rimuovi. Sì. B e continuiamo con il tunnel. Poi andiamo in produzione. Bangladesh. Bang. Bustiamo. Cioè, veramente avrei preferito i tasti 1, 2, 3 per bustare un attimino il coso qua. Upgradiamo, tanti non ci interessa, ce lo possiamo fare. E dopo averlo upgradato, lui produce di più. Quindi, prefabbricazione, vediamo cosa abbiamo sbloccato. No, insufficiente, questo ce l'abbiamo. Le armi. Ok. Dovevamo fare i lavoratori, se non mi ricordo male. Come acqua e quello ce l'abbiamo. Andiamo di lavoratori che ci servono come il pane. Ok, upgrade, perfetto.
andiamo qui e diamo a 5 questo. Perfetto. Questo sta producendo, questo ha finito di produrre, ma gli facciamo produrre un po' di roba. E poi nella nostra production andiamo di questo. Qui possiamo fare adesso, dov'era? Qua. Anche questi forse. Legna, empty box. Legna, empty box, cable spoon. 3, 4 e 5. Perché la legna ancora io non so chi ce la porti. Credo ce la porti lui. Però siccome ne ho 3730 posso permettermi di farla. E quindi con questo potrei fare i cable. Proverei a fare un cable 20 metri di cavo. Ok, 20 metri di cavo. Perfetto, quindi se adesso vado qua dove trovarmi anche il cavo e lo metti qua dentro. Qui adesso finalmente abbiamo i componenti delle armi e le munizioni delle pistole. Che vuole weapon component, che sono questi, e empty box S. Quindi se noi andiamo qua facciamo 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5. Ok, perfetto. Poi facciamo uno di questo, uno di questo, uno di questo, uno di questo, uno di questo. Vai, produci a non finire. Questo farà sempre il solito ciclo. E questo invece weapon component, che lo possiamo già fare. Weapon. Anche se ne possiamo fare due, vediamo. Ma si vede? Sì. E facciamo 100 pacchi. Ma allora si vedono. O è... No, no, no. Si vede proprio la produzione. Qua si vede la produzione. Oh là là. Quindi B, magazzino, ci servono delle prefabbricate walls. 3, 4. Vai. Perché vorrei creare un magazzino. Non ce lo fa creare. Così dovrebbe partire. Ok. Dovrei andarci a mettere dentro. Allora, B, magazzino, qua. Dove ci andiamo a mettere? Vediamo un attimo, Ma se dovessi mettere anche la legna io? Vorrei andarci a mettere...
Gli empty box, questi, le pistole e i weapon, questi. Ok, qua dentro ci andiamo a mettere anche i cavi, ce l'abbiamo messi, anche i cable spoon, grazie. Perfetto, i nostri tre magazzini sono a posto. Il legno per adesso, la legna la lasciamo lì. Questo mi sa che ha finito, quindi lo possiamo finalmente rimuovere. Faceva il coal lui e ce lo andiamo a prendere il coal qua. Sì. Andiamo qua. Tunnel. Produzione. Tempo che lo costruisce. E due. Poi facciamo un altro tunnel. Nel frattempo che il tunnel è pronto, questo sarà già pronto. E facciamo una miniera anche qua. Perfetto. 5 operai. E 5 operai che ce li abbiamo. Poi questi li upgradiamo. Meno male che non me lo sono ricordato. E quindi andiamo qui e vediamo un attimo cosa possiamo fare. Servono 50 cavi. 50 cavi. 50 metri di cavo. Ok, vediamo se riusciamo a farlo. Questo ancora sta facendo questi. Gli empty box va bene, le munizioni pesanti sono sicuramente. Facciamo anche questi qua. Ok, questo qua invece non mi ricordo cos'era. Abbiamo fatto un po' di tutto. Sì, adesso mi ricordo. Quindi questo. Bam, ce l'abbiamo. Adesso facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Li facciamo tutti. Che non si sa mai, tanti di produzione ne possiamo fare. Allora, dov'era? Pistole. No, come cable 50 metri. Perché? Perché 20 più 20 fa 40. No, ne ho solo 20 di cavo. Allora ne facciamo di più. E poi facciamo di nuovo tutto il ciclo. Ok. Andiamo qua e finalmente, che riparte sempre dall'inizio, possiamo fare le pistole. Ha finito. Oh, questa è la pietra. Rimuovi, sì. Rimuoviamo il tunnel che non serve più. Se non mi ricordo male, qua c'era una pietra. Si può fare un tunnel così? Se io lo faccio, lui lo prende. Vediamo. Energia, mi serve l'energia. Ok, fermi tutti. Acqua, pipes e cemento. Ok. Pipes e cemento. Dobbiamo fare un po' di cemento. 1, 2, 3, 4 e 5. Dov'è qua? Qua. Ok.
Sì, sta facendo le pipes. Sono appena passati. Ok, quindi. Produzione. In teoria c'è il passaggio, no? Funziona? Oppure mi devo fare... Non lo so, vediamo. Al massimo abbiamo sprecato un po' di risorse. Sì, funziona, perfetto. Cosa sto facendo? Ah, le pistole. PPK, Mauser 550, ok. Dove le fa le pistole? Non lo so. Qua non le fa. Pensavo le facesse qua. Abbiamo sbloccato le pistole e quindi adesso sbrocchiamo anche questi. Iron plate, scienza e cable. Vabbè, la scienza non c'è problema. 50 iron plate, 100 di cable. Quindi andiamo qua. 100 di cable. Quindi ne vuole 1, 2, 3, 4 e 5. Iron plate. O era 5? No, 100 di cable. 100 di cable ed Iron Plate 50, che è sempre lo stesso Iron Plate 50, 3, 4 e 5. Bustiamo. E lui si ferma. Va bene. So io perché. La domanda sarà la legna. Cioè, il legno ce lo porta solamente il treno? Siamo a corto di energia. Bene, bene, bene. Risolviamo il problema energia. Allora, B. Sì. Togliamo questo. No! Cacchio. Acqua. Sì. Perfetto. E poi andiamo a fare B. Energia. Sì, va bene. Ok, e problema energia risolto. Se andiamo qua, accendiamo. E rifle, che è velocissimo. Perfetto, dobbiamo fare scienza 220. Credo upgradando questo. No, ma facendo un altro laboratorio. Iron plate 40. Iron plate 40. 1, 2, 3, 4. Due.
Non so se è questo oppure dobbiamo fare un altro coso scientifico, vediamo. Sì, era lui. Abbiamo 2,20 adesso, quindi andiamo qua e finalmente, signori, possiamo fare il tier 2. Boostiamo. Play. Tier 2. 2,452.5 di gold. Ok. Signori, siamo al tier 2. Bene, con questo chiudo qui il gameplay. È durato un pochettino, ma ci tenevo tanto a riprendere un po' la partita dal precedente episodio, che eravamo rimasti un po' sospesi. Sì, il load ha funzionato. Bisogna stare attenti su certe meccaniche, perché sennò si rimane a corto di materiali. In teoria adesso siamo autosufficienti, quindi non dovremmo avere problemi. In teoria, poi chi lo sa. Abbiamo sbloccato finalmente il tier 2. Come sempre, lasciate un commento, un pollicione in su e se vi va, iscrivetevi per supportare il canale. E come sempre, siete mitici. Alla prossima. Bye bye.